Ok, buon pomeriggio a tutti quanti. Siamo qui per l'evento conclusivo del progetto ReSeed per quanto riguarda la sede di Saronno, un progetto che ha visto la collaborazione di vari enti, la promozione di vari enti come Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù, l'ANCI, la provincia di Varese e qui a Saronno un gruppo di ragazzi che ha prima passato una selezione e poi un percorso formativo abbastanza impegnativo e anche lungo, è riuscito qui nel luogo scelto per l'espressione artistica legata alla Garden Art, è stato scelto appunto il giardino di Casa Morandi, un luogo che per Saronno è veramente molto importante perché in questo luogo si racchiudono la biblioteca civica, il teatro e alle spalle la splendida cornice del santuario della Beata Maria Vergine dei Miracoli. Quindi in questo luogo così prezioso per Saronno, questo giardino che è stato per tanti anni chiuso e che solo negli ultimi anni è stato riportato alla vita e soprattutto alla partecipazione di tanti cittadini, in particolare d'estate perché purtroppo d'inverno rimane chiuso, noi speriamo che anche con questa valorizzazione ulteriore si possa goderne appieno in tutte le stagioni dell'anno, che ci possono offrire magari diversi percorsi nel verde e per poi entrare appunto o in biblioteca oppure a teatro. Quindi questo è il nostro augurio, che questo luogo diventi sempre più frequentato e amato dai nostri cittadini e anche dalle persone che da fuori Saronno frequentano la nostra città. Abbiamo qui con noi gli artisti che credo siano desiderosi di illustrare le loro opere, che possono, vedremo, essere di diverso tipo, e quindi avremo la possibilità, seguendo questa mappa che qualcuno di voi forse ha già preso, chi non l'avesse presa può prenderla all'ingresso, fare tutto un percorso che si snoda appunto da questa postazione fino a tutto il giardino, e le postazioni sono 13, se non erro, 13 artisti che si riescono a identificare un po' per l'età, visto appunto che era rivolto ai giovani, e poi per questa maglietta che permetterà a tutti di appunto riconoscerli e di farsi conoscere. Mi fa piacere, ecco, che questo percorso formativo possa essere non solo fine al fine di questo evento, ma che possa essere loro utile per il loro futuro, per così la strada che vorranno intraprendere nel mondo del lavoro, nel mondo dell'arte, se appunto questa sarà la loro strada, e che quindi questa occasione sia un altro inizio per qualcosa legato al loro futuro, visto che hanno parecchio futuro davanti. Bene, ringrazio tutti quelli che hanno collaborato, chiaramente anche da parte della nostra amministrazione, dell'ufficio Informa Giovani, dell'ufficio Cultura. Sono qua con noi sia Elena che Lucia, e quindi spero che la collaborazione sia stata utile, e quindi auguro, insomma, adesso un buon percorso di visita. Anch'io sono molto curiosa e quindi non vedo l'ora di iniziare. Ecco, forse qualche ragazzo. Ciao a tutti, io sono Mattia, io e Laura, un'altra ragazza che però non è ancora arrivata, avevamo il compito di trovare un modo creativo per promuovere l'evento di oggi. E abbiamo pensato di fare questi cubetti di origami e spargerli in giro per la città, in modo da attirare la gente qui oggi. Sono dei cubetti di carta di origami e dentro c'è un seme e un foglietto su cui avevamo scritto solo Giardino di Casa Morandi, 15 settembre, e l'orario, in modo da incuriosire le persone che li trovano in giro. Li avevamo messi in giro per il centro e nelle strade qua intorno, nei percorsi possibili per arrivare a questo giardino. E basta, vabbè, finita qua. E
Niente, ho creato queste sedute fatte con legno, sono abbastanza contenta perché è il mio primo esperimento di montaggio e volevo appunto inserirle in questo contesto, una sorta di privé, cioè nel senso si entra nel parco e quant'altro, cioè il problema principale di questo parco è che ci sono poche sedute e niente, è una sorta di contatto con la natura, cioè questa siepe che comunque ti avvolge, non so, ti siedi, ti leggi un libro, punge un pochino perché vabbè, punge un po', però è confortevole, piacevole, uno spazio appunto lasciato per l'intimità e basta, tutto qua, provatele, certo, se vi volete sedere sono comodi, cioè, è tutto legno riciclato, cioè non è che ho detto vabbè, bella, andiamo a tagliare degli alberi, anche perché questo progetto ha un po' quello di recuperare il più possibile il materiale, quindi era legno che avevo a casa del mio buon vecchio e noce, cosa? Complimenti. Grazie, sì, ho fatto un po' di errorini, però vabbè, tutto risolvibile, non sono una falegnama provetta. E quindi niente, tutto legno riciclato comunque, basta. Non hai dovuto... No, non è che... esatto, era legno lì accatastato a casa che sarebbe finito probabilmente come legnaccio da fare la stufa, quindi... Cioè, volevo lanciare anche un po' quel messaggio, no? Con piccole cose, io non sono un legname, come si dice nel mio paese, però con quel poco che basta, una bella cadrega si riesce sempre a fare. Bene. Basta. Grazie. Prego. Brava. Devo presentare quello. Vabbè, visto che parliamo ancora di sedute, questi sono semplicemente degli schienali dove la gente si appoggia esattamente in questa maniera. Prego. Per fare entrare a contatto il più possibile voi, che non siete nient'altro che il pubblico. Bravo, sì. Com'è? Comoda? Ci sta? Guardi, allora io mi metto da questa parte così almeno sono due sedie che dialogano tra di loro, nel senso che non mi piaceva fare qui una sedia rialzata dal terreno, dall'erba, perché per me la cosa più bella è quella di sdraiarmi in un prato, toccare l'erba, qua vabbè purtroppo c'è un po' il problema che ce n'è poca, però quel poco di erba con le betulle, la corda, cioè comunque sono tutti materiali grezzi che uniti fra di loro, anche qua le betulle, c'è stato un temporale nella mia zona, sono andata nei boschi, gli alberi che sono stati abbattuti li ho presi, li ho sistemati, li ho puliti e questo è un po' il risultato, cioè la grezzità prima di tutto e basta. Bene, bella lì. Grazie. A chi? Allora, ho pensato a questi oggetti senza pretese, non sono altro che dei lanternini, ho raccolto dei barattoli e quindi ho pensato al riutilizzo del materiale sia per quanto riguarda quest'opera sia per quanto riguarda l'altra opera del palo verticale, dell'orto verticale, semplicemente conservando oggetti che altrimenti verrebbero buttati, creando una sorta di maniglia di fil di ferro abbastanza alta in maniera tale che le persone non si scottino quando le prendono in mano, e semplicemente pensando a degli oggetti che possano rischiarare il percorso all'interno del parco e quindi la riscoperta anche del parco stesso e delle opere che abbiamo pensato per questo luogo, accompagnando appunto questo percorso e rischiarando simbolicamente il cammino. Grazie. In questo punto abbiamo inserito delle sagome che rappresentano degli animali che normalmente abitano i boschi, utilizzando sempre del materiale di scarto e quindi tutti quei pezzi che normalmente nelle falegnamerie verrebbero buttati, ricreando appunto degli animali che abbiamo nascosto all'interno di questa zona verde. E vi invito anche a cercarli se vi va. Ed è anche una nota ironica sul fatto che in questa isola di verde all'interno di Saronno di fauna ce n'è pochina, quindi abbiamo voluto anche sottolineare questa questione, insomma.
Sono Francesca e ho deciso di fare insieme al gruppo del Verde, quindi un gruppo è un membro è anche lui e altri insieme a me. Abbiamo Riccardo. E poi vabbè Luana che poi vi spiegherà altre opere. Abbiamo deciso di ricoprire questa zona del giardino che era un po' lasciata a se stessa e poco visibile anche dall'esterno. Abbiamo deciso di valorizzarla partendo dall'interno, quindi abbiamo messo un po' di piante che seguono il muro di cinta, quindi abbiamo deciso di dare un po' di colore e pensare al futuro, che quindi adesso sono piante che comunque sono diciamo piccole, che non hanno una grande dimensione, che però col tempo e quindi con la passione di chi ci sarà, di chi verrà, potranno crescere. E poi un'attenzione maggiore verso la cancellata, che dall'esterno comunque si vede, in modo per attirare l'attenzione da fuori, e quindi abbiamo deciso di mettere delle piante rampicanti che daranno fiori, quindi glicini, gelsomini anche molto profumati, in modo tale da accogliere le persone che da fuori ci vedono. Bene, allora Riccardo. Ciao, chiamo Riccardo, assieme a Nicole ed altri ragazzi del Verde con cui abbiamo collaborato, assieme anche a Danilo che è da qualche parte, vabbè, abbiamo fatto queste opere tra virgolette. Siamo rimasti un po' spiazzati quando ci hanno detto di trovare un senso filosofico quasi a queste installazioni, che sono più che altro delle, cioè è un modo di coltivare tutto qua. Cioè col proverbio di palo in frasca, semplicemente si saltare di palo in frasca si intende passare da un argomento all'altro senza avere bene in mente di cosa si stia parlando e senza avere un'idea precisa. Infatti, come si può vedere, è molto, cioè, sgangherata, quindi anche le piante hanno subito un po' dei trapianti violenti questa mattina, state trapiantate 2 o 3 volte, quindi sono un po' flosce, speriamo si riprendano domani. comunque ce n'è una qua. Questa è stata realizzata con delle bottiglie, delle semplici bottiglie recuperate. Poi c'è un'altra sull'altro palo che è stata fatta con delle vaschette, anche quelle recuperate. E una più in fondo sul palo più piccolo con dei vasetti, con dei barattoli di latta. Cioè questo sta a dimostrare che si può comunque coltivare della verdura in proprio. Cioè sappiamo tutti che quella del supermercato ormai fa schifo, cioè non ce n'è. Basta poco comunque per avere delle verdure un minimo buone e sane. E a posto. E praticamente ho deciso di raggruppare insieme in 2 aiuole, che sono 1 e 2, Le piante aromatiche, che secondo me sono molto importanti perché da sempre sono patrimonio della nostra cucina e le usiamo praticamente dappertutto, ma non ne conosciamo pienamente l'esistenza di tutte le specie, di tutte le varietà. Qui in breve abbiamo raccolto qualche specie tra le più conosciute e tra le meno conosciute, in modo tale che voi potete conoscerle e assaporarle proprio nel vero senso della parola, raccogliendo qualche foglia, non esagerando, e raccogliendo qualche peperoncino se volete, e niente, questa e l'altra. Abbiamo messo un po' tra salvia, rosmarino, tra le più conosciute, e liquirizia, cioè i capperi, l'origano, la maggiorana, eccetera, che sono magari un po' meno conosciuti, un po' meno visti dalla gente. Tutto qua, questa è la mia opera. Ora passo la parola a Luana, che è del mio gruppo. Allora, io sono Luana, la mia opera si chiama Dorian, il patto verde. Cosa richiama quest'opera? Richiama il famoso libro Dorian Gray,
Dorian Gray aveva delegato un'opera, un quadro, quella che era la sua vera anima, quindi il quadro mostrava la sua vera anima, la provocazione è: qual è la nostra vera anima all'interno di questa cornice? È la sabbia o sono tutte le piante che ci sono nelle altre varie cornici? Quindi l'invito a tutti quanti è quello di sedervi all'interno della cornice, lì c'è una sediolina con dei trucchi, quindi truccherò le persone che vorranno ovviamente farlo e faremo delle fotografie all'interno della cornice. L'idea è andare a casa, osservare quello che c'è all'interno della cornice, quindi qual è la nostra vera anima. Questo è un altro esempio di come si possono utilizzare gli spazi urbani verticali. Per chi non ha un giardino, chi magari abita in un condominio, magari ha un balcone, può realizzare un orto usando un pallet. Questo è semplicemente un pallet di quelli che si, un bancale di quelli che si usano, ce ne sono migliaia in giro. Questo l'ho recuperato in un magazzino edile che non serviva a niente, lo dovevamo buttare. E niente, si può riempire di terra rivestendolo fuori e si può coltivare anche qua. Diciamo una spiegazione un po' più profonda dell'uso di questo pallet può essere quella che si vede dal titolo, cioè dall'ordine nasce l'abitudine e dal caos la vita. L'ordine è rappresentato dal pallet, che cioè un oggetto prodotto in serie, viene usato nei processi industriali, viene usato in moltissime attività e moltissimi lavori, ed è una cosa fissa, una cosa stabile. A lungo andare il pallet marcisce, cioè il legno marcisce, i chiodi si arrugginiscono, tutto, cioè una cosa anche naturale, si stende a sfaldarsi, a rompersi, e rappresenta anche l'animo umano che con l'abitudine muore. Se una persona svolge un lavoro noioso, comunque abitudinario, muore dentro. E mentre invece quello che cresce all'interno, cioè le piante, comunque, che come vedete sono molto disordinate, sono nate magari con un ordine, però poi prendono la loro via, seguono un caos tutto loro, che poi siamo noi che chiamiamo caos questo, mentre invece la natura ha un suo disegno. E niente, comunque dal caos nasce la vita. L'incontro tra queste due, tra l'abitudine e il caos, è probabilmente la via che ci salverà in futuro, visto anche come sta andando ultimamente. Bisogna tornare a coltivare noi quello che mangiamo. Il messaggio, cioè, più profondo è questo. È anche per una forma di rivoluzione, tra virgolette, una forma di libertà. Allora, beh, anche questa non è una novità, non è niente di nuovo. I primi usi di queste bombe di seme, o tra virgolette palline d'argilla, sono state inventate, comunque usate su larga scala, da un signore giapponese di nome Masanobu Fukuoka, che le utilizzava nei colli un po' aridi, le lanciava, le disperdeva per riseminare. Insomma, gli ecosistemi un po', cioè i terreni troppo usati, cioè usati dall'agricoltura industriale, che mano a mano si degradano e che vengono poi abbandonati. Lui andava proprio in giro in Giappone, anche nel mondo, e faceva questo mix di argilla, che cioè, potete vedere qua, argilla, un po' di terra e dei semi, e semplicemente li spargeva in giro. L'argilla funge da protettivo del seme, così che uno lo può spargere anche in questo periodo dell'anno, il seme viene protetto dall'argilla e niente, viene e poi germina in primavera. Queste sono a libera disposizione di tutti, chi vuole le può prendere, le può spargere ovunque, soprattutto nei luoghi un po' incolti, sperando che nasca qualcosa di vivo. Niente, ho immaginato una casa al posto di avere come abitanti degli esseri umani una pianta,
E niente, per questo giardino è anche una possibilità in più per sedersi, insomma, in pratica questo è uno schienale, è comodissimo, se volete provarlo potete. Questo è uno schienale e questo, beh, fa parte dell'altra roba di là. E niente, che dire, mi sono chiesto, ma nelle nostre case vivono le piante dentro nei vasi e costrette in un... Io qui di nuovo la costringo, però in realtà è la casa che sta intorno alla pianta, è come se la pianta fosse anche un po' irraggiungibile da noi, sono un po' di cose, un po' di concetti così. E niente, basta, più che altro è una sedia. Provatela, è comoda, giuro. La provi. Puoi andare dietro anche lì? Sì, anche di là, però non ho messo quello, sarebbe da portare quello. Sarebbe da portare lo scatolone. E mi hanno chiesto oggi perché non gli ho fatto un tetto alla casa. No, alla casa, e io ho risposto che era... Che c'era già il tetto, era la casa, era l'albero, insomma, le fronde dell'albero. Non c'era bisogno di... Insomma, questo è un po' un discorso sul rapporto con la natura che abbiamo, così, per farci due domande. Perché questo in realtà appartiene all'altra, qui andiamo adesso. Quindi seguitemi. E niente, questo invece è proprio un modo per sedersi, insomma. Ogni scatola è indipendente, ha delle maniglie per poterla spostare dove si vuole, quindi in pratica è una sedia, io decido di sedermi, non è una panchina fissa a terra, io decido di sedermi vicino a un albero che preferisco, sotto il sole, sotto l'ombra, all'ombra, e insomma posso farlo. Ed è anche un modo divertente per creare delle forme. Io ho fatto questa, ma ce ne sono altre infinite. Per esempio, non so, posso mettere questo qua sopra e diventano dei gradoni. Io posso sedermi qua, un'altra persona di qua, anche questo si può spostare. Posso, insomma, giocare con le forme come quei giochi per bambini di legno. Basta, questo è quanto. Buonasera a tutti, io sono Filippo, con Riccardo, che lui è quello di prima, e Francesco. Abbiamo scritto dei racconti sulla Saronno dimenticata, sono leggende, miti che abbiamo ritrovato, ritradotto dal dialetto, e abbiamo scritto e raccontato. E durante l'evento di stasera e soprattutto domani, in qualsiasi momento vogliate ascoltare queste storie, ci sediamo per terra o nelle sedute che sono state fatte, e mentre noi raccontiamo le storie in piccoli gruppi, Francesco disegna prendendo spunto da queste storie. Questa è l'ultima opera, e con questo abbiamo chiuso la presentazione di Resilio.